Sì, siamo molto contenti, è un risultato inaspettato. Fino a qualche giorno fa il mood del gruppo era l'importante partecipare, quindi questa è stata una bellissima sorpresa. This is unbelievable. Really very very happy. Che cos'è questa mostra? It's the result of a 3-year-long project that Stefano and I have had, and last year we did the pavilion at the Architectural Biennale, the first national pavilion, and I think that this year we took some of the themes on board as well, and it's almost like a continuation of last year's work, but obviously in collaboration with Edson Chagas. We have this architectural look. We're not original curators, we're both architects, but we like this interplay and to work on the threshold between art and architecture. Ce la illustri l'installazione? Beh, l'installazione consiste nella sistematica risposta al tema della Biennale. Il palazzo enciclopedico contiene una contraddizione. Nel momento in cui il palazzo tende a diventare universale, diventa una città. E il lavoro di Edson Chagas è un lavoro che ha un carattere urbano molto forte. Infatti l'artista prende oggetti nella città, li riposiziona nel contesto urbano e li prende una fotografia. E questo è un modo di operare che si addice pienamente al tema che per noi era urgente sviluppare. E la seconda condizione che dovevamo avere era che per un budget molto limitato il catalogo doveva essere la mostra del catalogo. Quindi abbiamo optato per una mostra che articola le 23 tavole di Edson come bancali di posters che i visitatori possono prendere per costruirsi la propria enciclopedia. Non è la prima volta che tu lavori insieme a Paola, eravate presenti anche alla Biennale dell'Architettura dell'anno scorso. Sì, con Paola c'è una partnership che è molto forte, abbiamo iniziato a lavorare 3 anni fa e tra qualche mese inizieremo una collaborazione ancora più stretta con il Museo di Calasetta e la Galleria di Mangiabarche che dirigiamo in Sardegna. E questa è un'idea di trasformare una piccola galleria in una Kunsthalle del Mediterraneo che si nutre di residenze di artisti che vengono da altre regioni geopolitiche, quindi uno scambio costante fra l'Europa, il Mediterraneo e l'Africa.